coach, come arriva a Reggio Emilia questa Final Eight? Intanto in più di 8, che è già un punto di partenza da tutto quello che succede. Sì, ma no, arriva carica, come sono tutte le squadre di una manifestazione del genere, arriva con grande orgoglio perché il quarto anno di fila, arriviamo comunque in un tabellone che così mi stavo immaginando tennistico con al numero uno, purtroppo gli ultimi due o tre tornei siamo andati maluccio, ecco. Però al di là di chi ci sarà, arriviamo con la giusta mentalità e pronti, insomma, a fare il nostro meglio con un obiettivo che non può essere quello di pensare semplicemente a passare il primo turno, ecco. Infatti l'obiettivo si può dire alla finale, magari contro Milano? Ma no, perché noi, allora, in una situazione normale probabilmente sì, potevamo pensare a un cammino di un certo tipo, solo per le condizioni in cui siamo, che ci devono dare grande carica, non ci possono che far focalizzare sulla prima partita, quindi assolutamente siamo focalizzati sul quarto di finale e l'obiettivo primo naturalmente è raggiungere le semifinali. Siete usciti dalla Coppa, quanto dispiacere è, o magari è qualcosa di positivo, visto che comunque siete un po' corti a livello di rotazione? Ma no, grande dispiacere, poi un po' per come è avvenuta, perché ci tenevamo molto, avevamo fatto un primo girone fantastico, da lì abbiamo perso Kaukenas e dopo il fatto di non potersi giocare in un ambiente incredibile come quello di Izmir, che credetemi è stata una delle esperienze più belle della mia vita, ci ha lasciato un po' di amarezza. Però questa è la Coppa, questa poi è anche la pallacanestro. Credo che noi abbiamo, in questi anni abbiamo creato una mentalità tale che ci possa far andare oltre a dei problemi che avvengono normalmente durante ogni stagione.